una scuola dismessa diventa un polo collettivo per le arti sotto la spinta energica dei cittadini del territorio. Accade a San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, dove l'Associazione Culturale Gioco Immagine e Parole realizzerà un progetto cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù per formare ragazzi fra i 16 e i 35 anni ad una serie di mestieri legati alle arti sceniche. L'idea è: prendiamo lo spazio, riqualifichiamolo e rifunzionalizziamolo, quindi verranno realizzati degli spazi appositi e create delle figure professionali, tecniche legate al mondo artistico-culturale che sono da supporto alla realizzazione e alla distribuzione dei prodotti artistici giovanili. Saranno i giovani che progetteranno per questi giovani, quindi realizzazione degli spazi, prima fase, allestimento di questi spazi, quindi verranno appositamente arredati, percorso di formazione per queste competenze tecniche, implementazione di questi servizi per circa un anno in modo tale da poter anche tarare e prototipare questa tipologia di servizi. Riqualificare il quartiere e offrire opportunità di formazione ai giovani sono i due obiettivi principali del progetto, ma anche rilanciare l'immagine della periferia e rafforzare in senso positivo l'identità territoriale. Un'iniziativa consolidata da tempo che mette insieme associazionismo, il NEST, il teatro, la cultura, i giovani. Il comune che ha messo in sicurezza questo progetto, ottenendo anche un finanziamento presentato in questi giorni durante il Giugno Giovani. Siamo molto contenti che tutti i quartieri di Napoli si stanno riscattando sempre di più attraverso la cultura.